ciao ragazzi, dopo 5 anni rimettiamo gli sci. Proviamo a fare subito una discesina, la prima dopo ben 5 anni e vediamo come va. Finalmente si va a sciare, in realtà si scia già da un pochino, ma io ci sono andato solamente poco tempo fa. Avete visto qui il video che ho fatto proprio con loro? Sì, avevo la Go 3 e anche la Insta One X3, due camere di Insta 360 che sono veramente una figata. Ragazzi, vi raccomando, se state guardando questo video e non siete iscritti, vi raccomando fatelo, perché più del 50% di voi che mi guardate guardano regolarmente i miei video ma magari non sono iscritti. Basta poco, iscriviti qui in basso a destra. Grazie. In questo video parleremo di come utilizzare queste due camere proprio per le riprese sulla neve, ma soprattutto che tipo di accessori usare quando andiamo a sciare. Tutti gli accessori ve li lascio ovviamente qui sotto in descrizione, se volete andarli ad acquistare ovviamente aiuterete il mio canale perché sono link affiliati, ma sono veramente proprio tutti accessori che utilizzo personalmente quando vado a sciare. Quindi iniziamo dall'accessorio che a me piace veramente tantissimo, non lo uso solo a sciare ma è un accessorio perfetto veramente per tantissime occasioni. Sto parlando del Monkey, che questo è un accessorio al quale potete ovviamente andare ad attaccare la vostra Insta. Ne ho già parlato in un video dedicato a questo accessorio, ve lo lascio qui in descrizione, ma come è possibile utilizzare questo accessorio quando andiamo a sciare? Veramente molto semplice, ve lo fate mettere praticamente al braccio, magari facendovi un attimino aiutare, ma anche no, guardate, in questo modo, e voilà, abbiamo il nostro accessorio praticamente già montato. Questo vi permetterà di andare a montare sotto la sua vite filettata, ad esempio la nostra Insta One X3, per delle riprese con punti di vista un po' diversi. Non va attaccato solamente al braccio, potete fargli prendere la forma che volete e magari se state sciando potete arrotolarvelo anche proprio sulla vostra mano in questo modo e avete un altro punto di vista. Quindi magari avete il vostro bastone da sci qui nella vostra mano, fate questo e voilà che avete un ottimo punto di vista per le vostre riprese. Con la 360 poi ovviamente potrete giocare con tutta la prospettiva. Chi ha una camera 360 sicuramente avrà acquistato uno di questi. Questi è il selfie stick invisibile di Insta 360. Basterà ovviamente metterlo alla massima estensione, vedete, e tenerlo in mano. Io ho fatto una discesa praticamente con gli sci e il bastone in questo modo. Abbasso un attimo il selfie stick, altrimenti qui in casa non ci sto. Comunque avevo fatto così, quindi tenevo il bastone da sci in questo modo, il selfie stick in quest'altro modo, ovviamente tutto allungato con la nostra Insta 360 attaccata in questo modo, e quindi mentre sciate tenete sia il bastone
Insta 360 selfie invisibile e dall'altra parte il vostro bastone da sci, e quindi avete sicuramente un'altra ottima prospettiva. E ancora una volta, grazie proprio a questa, alla One X3, potrete andare a fare veramente tantissime prove di filmato. Un altro accessorio veramente top che arriva dal kit motorcycle che avevo già di Insta 360, ma che vi lascio eventualmente qui sotto in descrizione per andarvelo a recuperare, è senza ombra di dubbio questo: una morsa con due morsetti qui a sfera, che va a, grazie a questa morsa in questo punto, va ad attaccarsi veramente a tantissime cose. L'ho utilizzato per la moto, guardatevi il link che vi lascio qui nelle schede, quando appunto l'ho utilizzato nel mio giro in moto, per farvi vedere proprio come l'ho attaccato alla mia moto e aver fatto poi ovviamente i video. Questo è un accessorio veramente utilissimo anche quando si va a sciare, perché mi ha permesso di fare questo tipo di prospettive. Come? Molto semplice, ancora una volta vi faccio vedere, ho preso il mio bastone da sci, questa volta l'ho messo al contrario, mi è bastato andarlo ad inserire qui dentro, sono andato poi a stringere la morsa in questo modo, in maniera molto forte, ecco qui, che il nostro attacco, vedete, rimane veramente ben saldo. Da questo lato, come vedete, ha il solito attacco a vite, e anche qui cosa possiamo fare? Ovviamente andarci ad attaccare la nostra Insta 360 in questo modo, e grazie sempre al fattore di 360 gradi di Insta potete fare veramente inquadrature molto belle, molto particolari da aggiungere al vostro vlog o alla vostra discesa, proprio come ho fatto io qui a inizio filmato. Il bello di questo attacco, ovviamente, guardate qui, abbiamo quest'altra morsa che va a svitarsi in maniera molto semplice e lo rende, vedete, snodabile, e lo potete bloccare quindi in qualsiasi modo voi vogliate. Veramente molto bello. Quello che vi consiglio io è quello di lasciarlo dritto, in questo modo il selfie stick, quindi Insta 360, andrà a cancellare tutto quello che vi si trova in mezzo, quindi questo secondo me è il modo più corretto di utilizzarlo. Ovviamente vi raccomando, state sempre molto attenti quando utilizzate questi accessori extra quando andate a sciare. Abbiamo visto qualche prospettiva un po' diversa, cominciamo a passare alle prospettive un po' più classiche, e partiamo proprio dal casco. Non vi rimane altro che agganciare al vostro casco l'adesivo che esce nelle confezioni, o comunque che trovate anche ovviamente su Amazon, vi lascio qui sotto il link in descrizione, perché proprio al casco possiamo andare a inserire sia chiaramente una Insta Go 3, vi faccio vedere subito come farlo, o ovviamente anche la One X3 per delle prospettive un po' diverse. Partiamo dalla Go 3. Intanto cosa ho fatto? Ho preso questo tipo di attacco, vedete, è fatto in questo modo, ve lo faccio rivedere. Eccolo qui, un po' più curvo perché rimane un po' più alto rispetto all'aggancio del casco, quindi questo è un attacco che vi consiglio rispetto agli attacchi classici molto più bassi, che non riescono a farci fare alcune cosine, come ad esempio inclinare meglio appunto questo piccolo case che mi sono stampato in 3D, ci sono vari siti dove poterlo scaricare, se avete una stampante 3D andatevelo pure a scaricare, oppure se non possedete una stampante 3D qui sotto vi lascio ovviamente il link in descrizione per andarvelo ad acquistare. Questo è molto semplice da utilizzare perché ovviamente va a togliere la nostra Go 3 dal suo case, andiamo ad inserirla in questo modo, voilà. Abbiamo un attacco veramente molto molto solido, poi non ci rimane altro che andare ad inserire il nostro gancio. Ecco qua, trovate ovviamente la vostra prospettiva in base alla discesa, fate ovviamente qualche prova, e come potete fare? Beh, molto semplice, perché grazie allo schermino proprio che ci viene dato con la nostra Insta, come vedete possiamo andare a vedere un po' in anteprima
quello che vede appunto lo schermetto della nostra fotocamera. Vedete? In questo modo possiamo andare assolutamente a regolare le impostazioni. Un altro attacco sempre da utilizzare sul casco, molto interessante per una prospettiva ancora un po' diversa, ancora più diversa, è assolutamente questo. Guardate qui questo accessorio che è in metallo, è lungo, ha ovviamente gli attacchi stile GoPro, vedete, sia nella parte superiore che chiaramente nella parte inferiore, e quello che dobbiamo andare a fare ovviamente è quello di andare a togliere l'altro e andare a mettere questo in maniera ovviamente molto semplice. Conosciamo ormai tutti il procedimento e lo andiamo ad avvitare come è solito fare. Piccolo tip, ovviamente questi all'interno ci sono delle viti, se dovete serrarli un po' di più potete usare un cacciavite oppure utilizzare questi piccoli arnesi che vengono venduti per riuscire ad andare a, ad avvitare gli attacchi della GoPro. Diciamo, ad avvitare meglio utilizzando proprio questo attacco qui. Vedete, questa è una sorta di cacciavite proprio per il nostro attacco GoPro, molto utile, portatevelo sempre dietro perché vi permetterà di andare a chiudere, quindi a stringere, allargare il vostro attacco veramente in pochissimo tempo, e vi raccomando, sulla neve con le mani fredde sarà veramente molto difficile farlo. Quello che potete andare a fare in questo caso, vedete, è questo: andare al di sopra, andare ad inserire un altro attacco a vite, vedete, che vi lascio comunque il link in descrizione, lo mettete sulla vostra testa in questo modo e voilà, siete pronti per andare a fare la vostra discesa con un punto di vista tipo quello che state vedendo qui nelle immagini. Potete inserirci anche l'ago 3 magari proprio su questo attacco, molto semplice, basterà svitare qui sotto il suo attacco, vedete che abbiamo la sua il suo aggancio a vite. Andiamo a prendere la nostra Go 3 che è veramente pazzesca, modulare, insomma io sono veramente innamorato di questo accessorio. Il bello di questo attacco è quello che potete andare ovviamente a manovrare anche su questo per dargli la posizione che volete, e voilà, abbiamo la nostra Go 3 in posa anche in questo momento. Come non menzionare invece un attacco che è proprietario in realtà di GoPro e che secondo me è fatto molto bene, adattabile alle nostre Insta senza nessun tipo di problema, ed è il chest mount, un attacco che va a collegarsi proprio al nostro petto e lo indossiamo, ve lo faccio vedere. Ecco qua ragazzi, basta indossarlo con le bretelle, vedete, in questo modo, e davanti va a collegarsi in maniera molto semplice. Ecco qui, abbiamo il nostro attacco proprio qui al petto, e quindi quello che possiamo andare a fare è tranquillamente quello di andarci a mettere sia la nostra Go 3 ma anche ovviamente qualsiasi altra cam. Vi ricordo che potete mettere GoPro, Insta 360, sia il modello X3 ma anche il modello One RS ad esempio che ho qui, e fare veramente tantissime riprese sulla neve, vi divertirete veramente tantissimo. Vi consiglio di stare sintonizzati e di iscrivervi al mio canale YouTube perché faremo anche il tutorial su come ho montato il filmato, su come ho deciso alcune cosine, come ho impostato le fotocamere per andare sulla neve, quindi vi raccomando, state sintonizzati su questo video, iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video, vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine e insomma buone sciate, ciao ragazzi!